Le origini del setter inglese sono riconducibili al 1800. In quel periodo la caccia era una delle attività più in voga e venivano impiegate diverse razze di cani. Il principale obiettivo degli allevatori del tempo era quello di selezionare i cani da caccia con le migliori caratteristiche per poterli incrociare tra loro, creando così il perfetto cane da caccia. I numerosi tentativi di quegli anni diedero vita al setter inglese che conosciamo oggi, che è ancora ritenuto il miglior cane da caccia che ci sia. Questo cane viene inserito nella categoria dei cani da ferma, ovvero cani da caccia che rimangono immobili di fronte alla preda, segnalandone in tal modo la presenza al cacciatore. Il suo nome infatti deriva proprio dal verbo inglese to set, che significa puntare. Oltre ad essere perfetto per le attività venatorie, il setter inglese è un cane con un carattere molto particolare. È molto dolce e tranquillo e sa stare perfettamente calmo in casa, ma sa anche scatenarsi all'aria aperta. Si adatta perfettamente alla vita in famiglia perché è molto affettuoso, ama le coccole e le attenzioni dei suoi padroni e proprio per questo motivo non è un cane che sopporta tanto la solitudine. È caratterizzato da una spiccata socialità che quindi lo rende particolarmente adatto ad interagire con altri animali o altre persone, a patto che venga correttamente socializzato fin da cucciolo. La sua indole dolce e affettuosa lo rende anche uno splendido compagno di giochi per i bambini, con cui sarà molto paziente e sempre pronto a giocare e vivere nuove avventure. Il setter è dotato di una grande intelligenza ed è molto propenso all'addestramento, quindi con pazienza e dedizione riuscirete tranquillamente ad educarlo. Ma a causa dell'elevata intelligenza, questi cani chiederanno molto ai loro proprietari, non solo fisicamente, ma anche mentalmente. Dovrete imparare a stimolarlo con attività sempre diverse, perché spesso è anche il desiderio del cane di ricevere dei compiti e di compiacere i proprietari. Per avere un setter completamente equilibrato è importante non dimenticarsi dei bisogni caratteristici di questa razza. Primo fra tutti, l'attività fisica giornaliera. Come abbiamo detto all'inizio parlando della sua storia, si tratta di un cane da lavoro, che tende ad essere molto atletico ed energico e quindi ha bisogno costante di sfogare queste sue energie. Il setter ama stare all'aria aperta, ha bisogno di ampi spazi e anche se si può adeguare alla vita in città, purché gli si dedichi del tempo per fare esercizio, non è un animale consigliato per essere tenuto in appartamento. La sua indole e il carattere lo portano infatti ad amare le lunghe passeggiate, le corse e le escursioni, sempre restando in compagnia della sua famiglia. I setter inglesi, se provengono da un buon allevamento, sono di solito animali molto sani e la loro aspettativa di vita media è tra gli 11 e i 13 anni. A parte qualche raffreddore, questa razza non è molto soggetta a malattie genetiche. Tuttavia, ci sono alcuni aspetti importanti da tenere in considerazione. Le orecchie di questa razza sono spesso colpite da infezioni o problematiche varie, perché essendo molto grandi, capita che corpi estranei finiscano al loro interno. Per questo devono essere costantemente pulite. Inoltre, avendo il pelo abbastanza lungo, è fondamentale spazzolarlo tutte le settimane e tenerlo sempre pulito dopo le passeggiate all'esterno, per evitare che si accumuli la sporcizia. Passare un panno umido sulle zone interessate sarà sufficiente. Prima di un acquisto, vi invitiamo caldamente ad informarvi in autonomia sulla storia e sulle esigenze di questa razza e di rivolgervi ad un addestratore che saprà sicuramente consigliarvi al meglio in tutte le vostre scelte. Per oggi è tutto. Se hai imparato qualcosa di nuovo e ti è piaciuto questo video, lascia un bel mi piace per supportare il canale, iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornato sulle prossime pubblicazioni. Qui da Mondo Cane è tutto, al prossimo video!